Buonasera e bentornati in onda, sono le 20:49 minuti. Buonasera David Parenzo. Ciao, buonasera Concita. Sempre con il sorriso interno ed esterno. Buonasera Ilaria Capua, buonasera, buonasera a Massimo Franco, buonasera con voi. Cui parleremo, come è intuitivo, di malattie infettive e di politica. Inaspettatamente oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per fare il punto sulla situazione. Si parla a tutte le latitudini di verifica di governo. Berlusconi ha convocato un vertice a Villa San Martino, Salvini e Renzi scalpitano e insomma si tratta di capire se giovedì prossimo Conte voterà la fiducia insieme al DDL Aiuti o non la voterà. Quindi grande fibrillazione perché insomma in questa domenica, in questa settimana d'estate si decide di nuovo. Infatti vedete che Luca Sappino comincia la sua tournée tra i palazzi romani ed è di nuovo sotto casa Conte o sotto i gruppi del Movimento 5 Stelle. Un momento e torniamo da lui. Buonasera, buon lunedì 20:56. Buonasera a Concita buonasera De Gregorio. David. Siamo in diretta in una giornata davvero molto calda. Come sapete, Draghi è salito al Colle da Mattarella. Il decreto aiuti ha avuto l'ok della Camera, ma con l'astensione del Movimento 5 Stelle. Ora la grande domanda che ci si fa è che cosa accadrà al Senato. Conte dice non votare, è una questione di coerenza. Insomma, grande fibrillazione nel mondo politico. Sentiremo dichiarazioni durissime di Matteo Renzi, che dice addirittura che Conte è un clown. Matteo Salvini pure ieri a un convegno della Lega ha detto attenzione, la Lega d'ora in poi voterà solo ciò che è necessario. Buonasera all'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, grazie per essere buonasera con noi. Buonasera a voi. Benvenuta alla presenza di Ilaria Capua, perché ricordiamoci che il Covid ancora c'è ed esiste e non è stato certo abolito per decreto. E buonasera al professor Domenico De Masi, l'abbiamo lasciato in fondo perché è un po' il super protagonista. L'abbiamo cercata a lungo, torna in televisione dopo una settimana di silenzio, visto che è stato al centro di una serie di note, notissime vicende, e stasera ci aiuterà a capire che cosa c'è nella testa di Conte e del Movimento 5 Stelle. Subito però, non possiamo perdere tempo, già se ne è perso abbastanza, con Luca Sappino che si trova sotto la sede del Movimento 5 Stelle per gli ultimi aggiornamenti. Conte è sceso dal Quirinale, ora che cosa sta accadendo? Vai. Allora, diciamo che negli stessi minuti in cui Mario Draghi lasciava Palazzo Chigi per andare al Quirinale, David Conte entrava qui nella sede del Movimento 5 Stelle dicendo non votare è un fatto di coerenza, e da allora è riunito con i suoi fedelissimi, potremmo dire così, con i vicepresidenti del Movimento 5 Stelle, tra cui c'è anche Paola Taverna, e il suo staff di comunicazione. Bisogna capire, deve capire Giuseppe Conte, che scenderà a momenti, credo perché si è spenta la luce nel suo ufficio, deve capire se l'intensificazione della crisi che abbiamo ovviamente vissuto oggi diciamo è proprio dedica all'uscita, cioè qualcuno sta cacciando proprio il Movimento 5 Stelle dal governo, o invece è un intensificarsi, una pressione che serve a portare a più miti consigli Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. Io penso che tra qualche minuto potremmo chiederglielo direttamente a Conte. Bene, sono Conte in diretta tra poco, allora da te ai tuoi microfoni lo aspettiamo ovviamente. Andiamo subito da te Massimo Franco per decifrare questa giornata, no? In cui tutti parlano, usano, lo dicevamo con Concita prima, la parola verifica, parola terribile, forse anche incomprensibile per le persone che ci stanno seguendo da casa. Verifica, che è successo oggi? Verifica è una parola del passato che oggi ha riesumato Berlusconi, che è quello che alcuni anni fa aveva detto che andava cancellata dal lessico del linguaggio politico, perché appunto era una parola Eccolo. Che ricordava Scusate. Il passato di brutto. Ecco Prego. Conte. Ah, grande Concita, vai. Dichiaro, Presidente, è una drammatizzazione la salita di Mario Draghi al Quirinale, cioè siamo a un passo dalla crisi di governo, siamo in diretta sulla 7, Presidente. Saluti a tutti i telespettatori, ma non dichiaro, grazie. Avete deciso cosa fare giovedì al Senato? Se andate, parteciperete al voto sulla fiducia? Lo saprete a tempo debito. Mancano 48 ore. Detto Paduan, no? Non partecipare al voto. Va bene, mi pare chiaro. Sì. Ottimo però averci... A tempo debito, grazie mille. Ovviamente provato, giusto. A tempo debito, l'ultima volta i commensali aveva detto vi farò sapere se ci sono novità, erano i suoi... ti ricordi al ristorante? No. Va bene, Massimo Franco. No, ma l'impressione che si ha è che in realtà non sappiamo ancora quale sarà la ricaduta finale di queste tensioni.
Ho l'impressione che oggi il Presidente del Consiglio Draghi sia andato al Quirinale a Mattarella per due motivi. Il primo, a mio avviso, è per far capire quanto è solido l'asse istituzionale tra Palazzo Chigi e Quirinale. Il secondo è per non drammatizzare, perché evidentemente si ritiene che da qui a giovedì possano ancora esistere margini per cercare di mediare, di fare qualche concessione a 5 Stelle, anche perché una cosa mi pare chiara, non è che se i 5 Stelle si smarcano e numericamente la maggioranza può andare avanti, la maggioranza andrà avanti, perché a mio avviso il problema è molto politico e non credo che Draghi acconsentirebbe ad andare avanti con un pezzo ancora di 5 Stelle che si smarca e col rischio di un effetto domino da parte della Lega che quasi di rimbalzo si smarca anche lei. Quindi diciamo che è una situazione estremamente liquida, ancora molto fluida, però io non darei per scontato nessun esito, neanche quello più clamoroso che sarebbe che alla fine magari si vota la fiducia, non lo so, vediamo. Allora, io andrei subito da Domenico De Masi, però, professor De Masi, le facciamo vedere che cosa ha detto oggi Matteo Renzi, poi lo commentiamo insieme. Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere. Io dico, il Movimento 5 Stelle ci faccia sapere. Io penso che il Paese non possa più aspettare. C'è bisogno di rimettersi in moto, c'è bisogno che il governo Draghi possa governare. Se vogliono andare alle elezioni, si va alle elezioni. Se si vuole andare avanti con questo governo, si va avanti con questo governo, che è la scelta che noi preferiamo. Se si vuole fare un Draghi bis, si faccia il Draghi bis, ma non si può più far aspettare la gente. Allora, professor De Masi, intanto un commento sul clown che non fa più ridere, ma prima di tutto io penso che anche i nostri telespettatori vogliano sapere come sono andate, cioè l'interpretazione autentica dalla fonte primaria, come sono andate le cose in quella famosa telefonata che non dico che abbia causato, ma insomma ha dato il là per tutto questo, la telefonata in cui Draghi e Grillo si sarebbero detti non si sa chi a chi, se ti vuoi liberare di Conte o liberati di Conte, ecco, che lei ha riferito, come è andata quella conversazione? Guardi, lei è stata così gentile da contattarmi varie volte, così pure Parenzo, in questi 10 giorni. E io non ho partecipato a nessuna delle trasmissioni che gentilmente mi ha invitato, proprio perché non volevo commentare tutto questo. Quindi non l'ho fatto in questi 10 giorni, meno che mai lo farò adesso. Però mi pare che oggi ci siano sul tappeto cose importantissime. C'è il resoconto dell'INPS, per esempio, che analizzato da un sociologo, io non sono un politologo come Massimo Franco, ma analizzato da un sociologo, dicono questo, che noi ci stiamo avvicinando comunque a delle elezioni che arriveranno meno che fra un anno. A queste elezioni si arriverà con un'Italia che ha 5 milioni, in questo momento 5 milioni e 570 mila poveri assoluti, cioè con meno di $2 al giorno, e con 7 milioni di poveri relativi. È molto probabile che questi circa 13 milioni aumenteranno a settembre, a ottobre, con la crisi che tutti annunciano e che sarà molto probabile. Bene, di questi 13-14 milioni, nessun partito in Italia in questo momento, a causa della crisi della sinistra, si fa carico. Praticamente l'ultimo partito che si è fatto carico di questa massa di emarginati è stato il PC di Enrico Berlinguer. Questo che cosa significa? Che questi milioni di cittadini emarginati per lo più andranno ad arricchire, ad ampliare la già folta massa di non votanti, oppure si sparpaglieranno un poco in tutti i partiti. Comunque il problema serio è questo deficit di sinistra, per cui questa massa enorme finirà per essere l'elemento che destabilizza certo il paese. Professor De Masi, questo secondo me è l'elemento importante. Questa è un'analisi. Ora, per quanto riguarda i 5 Stelle, visto che lei voleva sapere, devo ammettere, io sono una persona, sono di sinistra, come si suol dire, devo ammettere che i 5 Stelle sono l'unico partito che ha fatto il reddito di cittadinanza e il decreto dignità. Quindi l'unica cosa di sinistra
che si è fatta negli ultimi 10 anni comunque l'hanno fatta loro. Ecco, professor De Masi, le chiedo questo. Lei appunto è un sociologo, non è un politologo, però è un sociologo che ha lavorato molto a contatto con la politica, anche analizzandola, come ha fatto anche stasera in questo momento. Questa paventata crisi di governo, no? Questa continua fibrillazione, secondo lei può portare effettivamente a un'uscita per ragioni identitarie, quelle che ha appena enunciato, oppure è piuttosto un modo tutto politico per rilanciare e ottenere qualcosa in cambio della stabilità? Io sono stato uno degli intellettuali italiani che ha analizzato con grande attenzione il Movimento 5 Stelle, proprio perché sono sociologo e quindi credo di conoscerlo abbastanza bene. Certo, in questo momento si è depurato, diciamo così, di tutta la parte governativa, come la chiamano loro al loro interno, quindi Conte ora ha le mani molto più libere, ecco, nel decidere se restare nel governo o uscirne. E bisogna tenere conto proprio dei dati. Ecco, pochi minuti fa voi avete dato dei dati da cui risulta che la compagine, diciamo, di sinistra, cioè PD, 5 Stelle e gli altri partitini a sinistra del PD, sì, tutti insieme fanno il 39,3%. Il centro, se ci si aggiunge Berlusconi, fa il 29,6%. No, questo è chiaro. De Masi, scusi, prima di vedere questi numeri che riguardano, come dire, le coalizioni e i partiti, rimaniamo su quelle cose importanti che lei ci ha detto. Torniamo da Massimo Franco voleva fargli una domanda. Esattamente, certo, su questo punto, perché oggi la ex ministra Grillo, che è una delle deputate di 5 Stelle, dice una cosa molto chiara. Dice: come facciamo a uscire dal governo con un decreto di 15 miliardi di aiuti alle famiglie, in un momento di 20 miliardi di aiuti alle famiglie in un momento come questo? Le torna il ragionamento che fa il professor De Masi? Intanto buonasera Domenico, io sono un giornalista, non sono un politologo, quindi mi abbasso un pochino. Ecco, detto questo, no, la domanda sinceramente che viene da fare, ma che poi penso si facciano in molti: una crisi di governo aiuta questi poveri o li danneggia? Secondo, il Movimento 5 Stelle, che è così, devo dire, il presidente Conte ha detto non è mai stato in salute come adesso, non so da quale gli arrivi questa convinzione, ma ne prendiamo atto con rispetto. Ecco, in un momento così non c'è il rischio il Movimento 5 Stelle privilegi rispetto a quella difesa dei poveri che tu rivendicavi il fatto di scaricare sul governo i suoi problemi interni? Perché onestamente la sensazione è questa, che non riuscendo a incidere si va fuori dal governo, o c'è questa tentazione, però non risolvendo poi nulla, anzi in qualche modo è quasi un cupio di soldi. Prego De Masi, ci ha parlato con Conte in queste ultime ore? Questo ce lo può dire? Sì, certo, ho parlato con Conte in queste ultime ore, però quello che diceva Franco è, diciamo, è inficiato dal fatto che in effetti questo governo sta svuotando passo passo anche il reddito di cittadinanza. Quindi per rimanere in questo governo, che mi sembra abbia più una cifra neoliberista che non una cifra socialdemocratica, sta svuotando le richieste dei 5 Stelle. Non è che restando in questo governo ottengono, stanno ottenendo sempre di meno. Quindi lei sarebbe per uscire? Ecco, sì, lei sarebbe per uscire? Secondo lei, dal punto di vista sociologico e politico, ci domandiamo, Davide e io, secondo lei sarebbe giusto uscire dal governo? Ai fini immediati dei poveri, i quali poveri naturalmente hanno bisogno di mangiare questa sera, come diceva Woody Allen, le tre grandi domande dell'umanità sono: da dove veniamo, dove andiamo e cosa ceniamo questa sera. Bene, per i poveri, secondo me, per Pagna o esca dal governo è la stessa cosa. Sì, però scusi, perché professor De Masi, mi scusi, perché questo governo non stanno ottenendo molto. Mi scusi, perché lei proprio come sociologo deve essere poi aderente, è abituato ad essere aderente alla realtà e non appunto a filosofare. I poveri probabilmente, lei dice, sarebbero avvantaggiati da una crisi di governo, ma una crisi di governo significa oggi... No, non ho detto questo. No, dall'uscita... Ho detto che non sarebbero svantaggiati. Non ha detto che... Che è uguale, lei, infatti abbiamo capito, lei dice che è uguale sia uscire che non uscire. Che sarebbe indifferente l'uscita o no ai fini dei... Sì.
E quindi, scusi, perché consiglierebbe a Conte di uscire dal governo? Io non ho consigliato assolutamente questo. No, non ho detto che ha consigliato. Non ho detto che glielo ha consigliato, neanche gliel'avevo chiesto. Io ho sempre consigliato a Conte, ai 5 Stelle, attraverso gli articoli che scrivo sul giornale col quale collaboro, di fare qualcosa di più compatto, anche se non identificandosi, con il PD e con la sinistra del PD, cioè di accelerare una organizzazione seria della sinistra in modo da fare un'azione pedagogica e organizzativa nei confronti dei 13 milioni. Va bene, professore, però adesso giovedì c'è da prendere una decisione. Conte pochi minuti fa in diretta al microfono di Luca Sappino ha detto: vi farò sapere a tempo debito è entro le prossime 48 ore. Le prossime 48 ore Conte deve decidere se ritirare la sua delegazione dal governo, cioè votare la fiducia al Senato o non votarla. Naturalmente il governo può andare avanti anche senza Conte, però lei capisce che il quadro politico cambia ed è probabilmente anche di questo che Draghi ha parlato oggi con Mattarella. Allora, le sue valutazioni le abbiamo capite e sono molto chiare, ma siccome siamo a 48 ore da una decisione che potrebbe cambiare la sorte di questo governo, lei su questo punto specifico, come intellettuale, diciamo, di cui Conte si fida, che cosa consiglierebbe di fare? Se esce dal governo, recupera immediatamente Di Battista. Recuperare Di Battista significa recuperare un paio di punti. Inoltre, se esce dal governo, recupera anche un rapporto molto più forte con Sinistra Italiana e con Articolo 1. Quindi da questo punto di vista metrico decimale, diciamo, di come dovrebbe uscire. Però chiedo scusa. Massimo Franco, è interessante scusa, però quello che... Chiedo scusa se ti interrompo, Domenico. Ma l'idea che si butti giù un governo come quello di Draghi, di unità nazionale, durante una guerra, una pandemia della Russia contro l'Ucraina, durante una pandemia, mentre è ancora in ballo il piano di ripresa per recuperare il 2% e per un'ipotetica ricostruzione di un pezzo di sinistra quando non si sa neanche se l'elettorato del Movimento 5 Stelle sia così di sinistra come sembra. Beh, mi sembra onestamente un modo per scaricare non solo sul governo, ma sul paese i problemi interni del Movimento 5 Stelle. E questo, a mio avviso, se questo è il calcolo, è molto grave. De Masi con anche una domanda aggiuntiva. Visto che lei ha sentito in queste ore Conte, magari lo farà anche nelle prossime, se lei oggi dovesse... La sensazione sua è quella che alla fine la scelta sarà questa? Quella di uscire, di dare un appoggio esterno? La sua sensazione ad oggi? Dico due cose. Prego. Una a Franco, dico che a Massimo dico... Ma in Inghilterra il governo, nonostante la guerra, nonostante tutta la carestia, eccetera, è caduto per motivi di sesso. Figurati se non può cadere per motivi politici. Cioè è solo qui che ci stiamo facendo tutti questi scrupoli su un governo che tutto sommato sta vivacchiando. No. E l'altro problema, secondo me, è dato l'altra questione, secondo me, non è soltanto una questione metrico-decimale, è che il Movimento 5 Stelle, secondo me, in questo momento, una volta liberatasi dell'ala governativa, ha da darsi una fisionomia, perché il vero difetto dei 5 Stelle è che non hanno un'identità, e uscendo dal governo si darebbero una identità. Dice Franco, però, non a spese del paese. Comunque, fermiamoci un secondo. Apriamo l'altro grande capitolo che, come dire... Comunque, mi sembra che la decisione sia presa, diciamo. Mi pare che la decisione sia presa. Non c'è il ventriloquo di Conte, però, insomma... No, però... Io aspetterei. Che cosa? Aspetterei di vedere come si evolve la situazione. Può incidere il fatto che, ad esempio, il governo vada incontro al Movimento 5 Stelle, alle richieste di Conte, almeno su alcune cose... E forse ci sia anche un recupero di responsabilità rispetto ad uno scenario che sarebbe molto traumatico per l'Italia. Quindi anche sul piano internazionale, perché poi probabilmente non c'è nessun calcolo di fare un favore a Putin, non c'è nessun calcolo, questo deve essere chiaro, ma oggettivamente un governo italiano che oggi è considerato in prima linea in Europa e in Occidente
nel contrasto dell'aggressione militare all'Ucraina che andasse in crisi, beh, onestamente credo che a Mosca brinderebbero. Sì, nel frattempo le fibrillazioni... Questo si potrebbe dire pure all'opposto per Draghi, cioè resistere ai 5 Stelle, quindi mettere in pericolo il governo è un atto anch'esso, diciamo così, tendenzioso. Ma io non credo che ci sia questa voglia di resistere ai 5 Stelle. Io penso che il problema sia dei 5 Stelle che resistono alle pressioni interne di altri 5 Stelle. Non ho la sensazione che il tema sia il rapporto tra 5 Stelle e Draghi. Riprendiamo subito. Vediamo un attimo l'altra emergenza. Allora, professoressa Capua, la domanda... Alla quale chiediamo scusa perché era assolutamente più rilevante il tema, dell'epidemia, della pandemia rispetto alle fibrillazioni di governo. E quindi la domanda diretta è, possiamo dire ancora che siamo in un'emergenza? COVID. Abbiamo la variante BA5 che ha il turbo. Quanti di voi conoscono persone che si sono ammalate? Tante. E allora, la variante continua a girare, cosa dobbiamo fare? Lo sappiamo, io credo che in questo momento in cui ci si gioca le vacanze, perché se ci si ammala, alla fine non si può partire, si ammalano i bambini, si ammalano i nonni, bisogna avere piuttosto che un'attenzione di meno, due attenzioni in più. Questa variante sta diventando dominante in tutto il mondo, negli Stati Uniti ha praticamente soppiantato tutte le altre e quindi se noi non stiamo attenti e non facciamo quello che dobbiamo fare, tra cui farci la quarta dose, io l'ho già fatta la quarta dose, quindi è di oggi la notizia che gli over 60 potranno fare la quarta dose. Dobbiamo insomma calcolare che questo virus rimarrà con noi, continuerà quindi a cambiare. Posso dire una cosa però? Ma l'influenza non è mai banale, no, però qualcosa dire... è cambiato. Scusate, perché questo chi ci ascolta davvero. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è un limite della pazienza collettiva, ci sono le persone che sono stanche, ci sono le vacanze, c'è il bisogno fisico e psicologico anche dopo questi anni di uscire, di fare qualcosa. Sì, ma anche di stabilità. Però, allora, oggi sentivo per esempio una discussione in cui, per radio in cui si diceva potrebbe subentrare alla regola, alla coercizione, al diktat di governo, il decreto quotidiano che abbiamo avuto in passato, un senso di autoregolamentazione, cioè la gestione di se stessi in maniera consapevole. Ma è l'unico modo per venirne fuori, perché i governanti ci danno delle linee guida, ma poi dopo se noi queste linee guida non le rispettiamo o le evadiamo, è chiaro che il virus fa il virus, cioè il virus non sta a pensare come i politici, adesso faccio questo. Il virus è come un'onda che ti dà una sberla e se ne frega se tu stai a parlare con uno o con l'altro. Anche della crisi di governo. Certo che se ne frega alla grande. Però io ho una curiosità, le abbiamo ospitati anche qui, Ricciardi, Crisanti, però prendiamo il caso e ci dica una parola definitiva. C'è chi dice è giusto che il virus giri perché così si crea un'immunità di gregge perché tanto ormai si va molto meno all'ospedale. Oppure chi invece dice attenzione è ancora pericoloso, proteggiamoci. Lei che dice? Io dico che non è mai bianco o nero, no? Allora abbiamo una variante che colpisce moltissime persone e che le fa star male. Noi abbiamo le vacanze davanti che dobbiamo proteggere, per proteggere le vacanze dobbiamo proteggere noi stessi. Poi, che per fortuna che questo virus è meno aggressivo, anche perché c'è un'immunità di popolazione che è quella che è. Ma questo non ci deve far pensare che è finita, perché non è finita. Cioè, lo vediamo tutti i giorni, i nostri amici, i nostri parenti si sono ammalati, sono stati a casa non sono potuti andare a lavorare. Cioè, finché noi non capiamo che dobbiamo gestire in maniera intelligente e responsabile questa situazione con la quale dovremmo convivere per un bel po', il paese ci avrà sempre sta palla attaccata al piede, no? Sì, è che a volte però c'è qualcuno che pensa in fondo, alla fine sto a casa una settimana, poi guarisco, voglio andare a un concerto, pago il prezzo, voglio fare una cosa che mi piace fare, va bene, accetto il rischio di ammalarmi e di stare una settimana con 3 dosi di vaccino, presto 4, non è più mortale o perlomeno non è mortale per le persone non a rischio, c'è questa considerazione molto diffusa. Sì, ma ci sono anche tante persone che l'hanno già presa 2 volte il Covid e non ci dobbiamo dimenticare che oltre che la grattata che ti dà adesso
che non è certo quella che ti dava prima, il Covid provoca il long Covid, di cui sappiamo ancora poco. Allora, scusate, è meglio non prenderlo, cioè è meglio proteggerci, perché il long Covid andrà a impattare il nostro budget della salute negli anni che verranno. Quindi dobbiamo investire nella prevenzione, che sembra una cosa trita e ritrita, ma è l'unico modo, perché se tu invece dici io mi curo, gli corri dietro e nel frattempo se ne sono infettati altri 10. Allora, adesso facciamo solo un momento di pubblicità e al ritorno, a proposito di proteggere le nostre vacanze, la professoressa Capua ci dirà qualcosa di non allarmante sul virus suino. Della scimmia. Della scimmia. Ogni volta è un animale diverso. Vabbè, suini, nei suini avevamo parlato un'altra volta. Però questo, il virus della scimmia, lo portano i topi. Mm-mm. Allora, è il virus, fate attenzione, non è il suino, è della scimmia, ma lo portano i topi e aggredisce gli umani. A posto stiamo. Un momento e lo capiamo meglio. Allora, professoressa Capua, si va in vacanza, liberi tutti, ognuno fa un po' come gli pare, ma con giudizio. Questa questione del virus, mi aiuti? Del vaiolo della scimmia. Il vaiolo della scimmia, grazie. Monkeypox. Monkeypox. È un virus che è emerso, insomma, è emerso dall'Africa e ha cominciato a colpire i paesi occidentali qualche mese fa, però ci sono già 7.000 casi. All'inizio dicevamo non c'è bisogno di preoccuparsi, invece che cosa succede? Che a causa appunto del liberi tutti e all'interno di alcune comunità dove vi è un'attività sessuale promiscua, questo virus si sta allargando a macchia d'olio. Quindi bisogna cominciare a ragionare in termini di vaccinazione. Gli Stati Uniti già stanno mettendo a disposizione delle persone che ne facciano richiesta, che sono a rischio di protezione, anche vaccinazione o anche protezione. Anche protezione. Cioè questi rapporti sessuali, che se non ho capito male avvengono fra uomini, possono essere, se sono protetti, sono protetti? Un po' meglio, sì, sono le malattie, insomma, questa non è proprio sessualmente trasmessa, però è chiaro che è una protezione. Però quello che io vorrei dire è che corriamo un rischio, ed il rischio è che questo virus dalle persone faccia uno spillover nei roditori. Perché i veri serbatoi dell'infezione sono i roditori. Allora, prima ci avevamo 100 casi, 200 casi, poca roba. Oggi abbiamo 7.000 casi che sono notificati, il che significa che ce n'è molti di più. Allora, se una persona che ha questi comportamenti sessuali promiscui, che magari non vuole che si sappia, non denuncia le lesioni e la situazione clinica che sta passando, che cosa succede? Che gestisce male, per esempio, i cerotti, le garze che usa per coprire queste lesioni, che possono andare a finire nell'immondizia e dall'immondizia possono entrare in contatto con degli animali, quali possono diventare serbatoi permanenti. Cioè, insomma, la professoressa Capua sta dando l'allarme per un nuovo tipo di pandemia che speriamo non si diffonda, ma che potrebbe diffondersi, così come nascono tutte le pandemie. Io parlavo prima con un lapsus di quella dei suini, di cui lei si è a lungo occupata, che è cominciata così, e così dal pipistrello. Ne riparleremo. Grazie, professoressa Capua. Grazie a Massimo Franco, grazie a De Masi. Noi vi ricordiamo semplicemente che ci vediamo domani, e l'ultimo saluto lo vogliamo fare al grande Angelo Guglielmi, che è scomparso ieri notte all'età di 93 anni, grande fondatore della Terza Rete. Io avrei un aneddoto personale da raccontare. Semplicemente, quando Angelo raccontava il suo palinsesto di Rai 3, diceva: noi abbiamo creato la vera TV della realtà, perché uno commetteva un reato e veniva processato a un giorno in pretura, poi scappava e noi lo trovavamo con chi l'ha visto, e poi finiva a telefono giallo. Ciao Angelo, a domani. Ciao.